Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il media web Leali del Brugo. Giornata, serata, pomeriggio, vedete un po' voi, estremamente interessante, sono curiosissimo di sentire la relazione che i nostri ospiti ci hanno portato questa sera. Più che ospiti sicuramente Patrizio Mariotti, lo conoscete, un caro amico che viene spesso a trovarci al forum e questa sera è in compagnia di Alessandro Martinelli a cui do a tutti e due il benvenuto. Buonasera ragazzi, grazie di essere qui. Buonasera, buonasera a te, caro Francesco, Francesco. Buonasera ad Alessandro e buonasera a tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno a seguire. Allora, è un Signori tema. Signore, buonasera a tutti quanti anche da parte mia. Ciao Alessandro, ciao Patrizia. Allora, un tema di un appassionante, di un interessante, intrigante. Non solo l'Italia, ma l'intero pianeta è percorso da miti, leggende, storie, racconti che sin dalle notti dei tempi hanno parlato, raccontato, in qualche maniera sviscerato le avventure o gli incontri degli esseri umani con questa creatura che poi viene citata, chiamata in diversi in diverse modi a secondo del posto in cui viene avvistata. E voglio ringraziare Patrizio per avermi indicato appunto la presenza di Alessandro con cui da 24 ore insomma ci stiamo scambiando una fitta uh, messaggistica fatta tra l'altro di immagini, clip, video e parzialmente una serie di racconti, di esperienze personali che lui ha vissuto e che questa sera vi portiamo all'attenzione degli amici del canale quindi sono molto curioso di, saper, di, di saperne di più detto questo, prima di cominciare però è giusto anche per entrare nell'argomento che Patrizio, come al solito con la sua competenza e con la sua maestria ci introduca alle vicende alla narrazione, al racconto di questa figura leggendaria oserei a te Patrizio eh, grazie Caro delle, della pomposa presentazione, comunque sì, direi che è un po' opportuno in qualche misura fare una sorta di volo panoramico per eh, esplorare un po' per i non addetti ai lavori o comunque per i semplici curiosi o per tutti coloro che poco magari masticano questa materia, fare una piccola digressione di carattere generale. Allora, innanzitutto eh, questa creatura rientra a, a pieno titolo nel novero della cosiddetta criptozoologia che negli anni 70, quando Bernard Ebelmans la, la fondò, in qualche modo la, la didascalizzò, eh, era diciamo, un po', come dire, una scienza veramente di confine e di avanguardia. Oggi possiamo dire che in molte università, in molti centri di ricerca, in molti Atenei mondiali, ovviamente nelle facoltà di Biologia, a volte di Veterinaria, soprattutto di Biologia e di Zoologia, sta diventando e è diventata sempre più una branca, diciamo ormai, non più parascientifica, ma sarebbe da dire scientifica a tutti gli effetti. Detto questo, chiaramente la criptozoologia ha nella sua faretra diverse frecce che hanno centrato il bersaglio. Fra queste ricordo, naturalmente, il celacanto, il pesce osseo eh, dell'Oceano Indiano e poi scoperto in un'altra sottospecie anche nell'Oceano nell Pacifico, vale a dire in Melanesia. Ovviamente si riteneva estinto da 65 milioni di anni, invece vive e vegeta ancora oggi in ben due oceani. Eh, naturalmente, lo capi, no? la famosa, la famosa, il famoso ibrido naturale, però, in questo caso, fra un antilope e una. Giraffa, ovviamente delle, delle foreste del Centrafrica proprio Repubblica Centrafricana letteralmente da un punto di vista giuridico eh, geografico naturalmente il quagga che è una sorta di ulteriore equino e zebra però in questo caso selvatica che è di cui è in corso una reintroduzione attraverso l'ibridazione e più di recente l'architeutis quindi il calamaro gigante che spesso è stato eh, magari anche negli anni passati no, un po' additato come eh, forse il kraken della, della, della mitologia nordica piuttosto che della mitologia marinaresca di tutto il mondo. Eh, più di recente è stata trovata in maniera molto, molto, molto particolare la cosiddetta balena pigmea, che era ritenuta estinta da due milioni e mezzo di anni, e che in realtà invece sembra essere, era allora, ma sembra essere ancora oggi, preda, una delle prede elettive del megalodonte, eh, il famoso grandissimo squalo delle epoche, dell epoche, ovviamente geologicamente antiche e che però è una, una sorta di come dire, pre presenza ormai quasi dichiarata, quasi acclarata. Così mi verrebbe da dire, ma a questo bisognerebbe riservare un'intera puntata, diversamente da come abbiamo fatto già con Francesco a proposito degli uomini pesce eh, nell'autunno scorso, ma insomma bisognerebbe dedicare un'intera puntata alle cosiddette sirene. Ma ehm, anche questo è un altro argomento che sta prendendo piede. L'altra cosa che ci sarebbe da dire è che eh, la scienza della biologia e dell'ingegneria genetica stanno facendo ovviamente progressi molto grandi per cui nei prossimi anni, addirittura potrei dire nei prossimi mesi forse, in alcuni casi, è stata già messo in programma come dire, la, la, la riproduzione attraverso manipolazione genetica del dodo, il famoso uccello delle isole Mauritius, delle isole Mascarene, del tilacino, la tigre marsupiale australiana e della Tasmania, il cui ultimo esemplare è ufficialmente è morto nel 1936 in uno, in uno zoo eh, australiano. Del mammut lanoso che risale ovviamente a prima, delle, a prima della Grande Glaciazione e con la fine della Grande Glaciazione, e che è fra l'altro, pochi lo sanno, ma insomma esiste anche un breve filmato di poche decine di secondi ripreso da un ufficiale delle SS NNRB tedesche, il fotografo ufficiale delle SS, che durante il suo trasferimento in Russia riprese per pochi nel, come prigioniero dopo la battaglia di Stalingrad riprese per poche decine di secondi la presenza di questo mammut lanoso ancora vivente nel 1943 in quel della Siberia sovietica. Altra, altra creatura che è in itinere, diciamo così, di eh, rivivificazione, se così la possiamo definire impropriamente, è il Mapinguari, e cioè l'enorme, eh, come dire, bratipo terrestre eh, del Brasile e della Patagonia, più arcaica, molto, molto antica, e che anche questo è in corso, diciamo, di. Eh, di manipolazione genetica, per una sorta di novello Jurassic Park, insomma, così come il, il cinema ci aveva già abituato in qualche modo mentalmente a, o preparato a questo tipo di scenari già da qualche lustro per entrare poi più nello specifico insomma ci sarebbe da parlare magari pure del sicuri, i grandi serpenti giganti soprattutto in Amazzonia e soprattutto in Brasile quindi soprattutto nella, nel Sud America centro settentrionale ma soprattutto andiamo a parlare poi dell'argomento specifico perché mentre per questi animali eccettuate le sirene si parla veramente di animali quindi di zoologia nel caso della creatura di che stiamo per andare ad affrontare nello specifico insieme con te e naturalmente con l'amico Alessandro Marzulli Martinelli, si tratta di qualcosa di un po' più borderline. Perché affermo questo? Perché le eh, testimonianze, le tracce, gli indizi, alcuni reperti, alcune, eh, come dire, eh, alcune eh, storie, alcune leggende, alcuni miti, alcuni racconti, anche addirittura nel folklore popolare di tutto il pianeta, tutte le latitudini e eh, quasi tutte le culture in quasi tutte diciamo le zone geografiche ci riportano a questa presenza legata a volte alla presenza di ufo quindi potrebbe avere in alcuni casi o per alcune sfumature una provenienza o comunque un'adiacenza con il fenomeno ufologico e quindi extraterrestre per alcuni altri ed è un'ipotesi che io stesso in alcune circostanze o, o nel ventaglio delle ipotesi posso certamente annoverare sicuramente il potrebbe esserci un discorso Dimensionale e forse ancora più probabile di tutti questi, un discorso infraterrestre naturalmente c'è il discorso di base che è criptozoologico, e naturalmente c'è anche un discorso che, in alcune circostanze, in alcune occasioni, soprattutto laddove gli incontri o le testimonianze sono un po' da lontano, eh, vista che la tecnologia è molto avanti anche da questo punto di vista, che, che ne sappia la popolazione, eh, come dire, inerme cittadina come noi del mondo, ma insomma, sono molto avanti. Anche anche progetti olografici quindi in alcuni casi non escluderei nemmeno ma questo vale oltre che per eh, diciamo l'homo silvestris o quello che insomma è chiamato un po più nell'accezione volgare di tutti ieti ma insomma ehm, diciamo che potrebbero in alcuni casi anche essere intervenute tecnologie di tipo olografico detto questo eh, vale la pena di ricordare che questa creatura che si rifà un po' a livello, ovviamente, di ere precedenti, di periodi precedenti al nostro, cioè all'Antropocene, era sicuramente imparentata o, in qualche modo, ha delle eh, come dire, contiguità con il, gigant con il gigantopiteco che chiaramente è un'altra creatura di quelle, per esempio, dell'epoca del pinguari piuttosto che di altre creature molto, molto consistenti e molto eh, come dire, grandi dal punto di vista delle dimensioni anatomiche. Va ricordato che in Siberia questa creatura è conosciuta e si chiama Ciucune. Va ricordato che anche in Indonesia si chiama Rangpedek va ricordato che i soldati giapponesi ne incontrarono una metà terrestre e metà marina quindi una sorta di sirena pelosa marina che si chiamava Orang nelle isole Kei, sempre in Indonesia e andrebbe detto che nelle isole Salomone questo forse lo sanno in pochi, esiste un'altra creatura di questo tipo che si chiama Orang Dalam, che addirittura farebbe delle corse tutto intorno alle isole Salomone, o almeno alcune di queste isole circon, diciamo perimetralmente alle isole per motivi sconosciuti e rientra proprio nella tradizione delle isole Isole Salomone, che ricordo trovarsi diciamo fra la Micronesia e la Polinesia, e che ricordo sono più di 1100 isole come arcipelago. Naturalmente, c'è cioè nel, nel territorio continentale dell'Asia, che forse è il più ricco in assoluto da questo punto di vista. Ovviamente, c'è l'Almas sui Monti Altai, c'è l'Almasti nel Caucaso. Ovviamente, ancora ovviamente c'è lo su Tibet, Pamiri, Himalaya, tutta la zona, ovviamente, montana di quel tipo, con le testimonianze, per esempio, nel caso nostro italiano, direi. Nord Messner, oltre che per esempio di Shipton, e piuttosto che delle SS Nenerbe che in Tibet si recarono, fra le altre cose, studiando a livello zoologico proprio la presenza dello Yeti. Ancora ci sarebbe da dire che, negli Stati Uniti, come sa molto bene il nostro amico Alessandro Martinelli, è presente lo Iovi sugli Appalachi è presente il Bigfoot sulle montagne rocciose americane, naturalmente, ed è presente, la, che probabilmente è la stessa cosa, il Sasquatch sulle montagne rocciose canadesi, che poi è il nome attribuito a questa creatura dalle tribù indiane che abitano nella zona delle montagne rocciose canadesi, in particolare l'Alberta, il Saskatchewan, eccetera, eccetera. Mm, altra cosa, questa che sta facendo vedere, è chiaramente una delle più famose delle riprese filmate di una ipotetica femmina della, del, del Bigfoot o del Sasquatch, e naturalmente... Naturalmente, però, cioè, ci sarebbe da dire che in Africa esiste, ci mancherebbe un suo corrispondente che si chiama Nandì. così come oltretutto ce n'è uno in Antartide. Tu lo sai bene, Francesco, così come altri colleghi youtuber, perché. Io ho fatto diverse interviste riguardanti i tedeschi, cioè vale a dire le SS anenerbe, le tecnologie ufologiche avanzate naziste in quel continente, nella Schwabland, nella base 211, a base Noimaier a Kosaken, in altre località dei Monti Golfman, dove praticamente probabilmente perché è endemico della zona, i tedeschi, questa è la mia personale opinione, i tedeschi hanno in qualche modo addomesticato una sorta di jedi bianco, un po' come quello che oggi vediamo probabilmente nella pubblicità di Amazon in televisione, che se ne va tutto contento fra i boschi col pacco Amazon in braccio e che praticamente era invece endemico di quella zona dell'Antartide e che è chiamato Homo Polaris. Ancora eh, c'è il Basa Yun, ovviamente sempre per rimanere alla nostra Europa, per quanto riguarda proprio l'Europa occidentale, sui Pirenei e sulla Cordigliera Cantabrica, ma soprattutto sui Pirenei, e ancora il Migo, sempre nella zona del Tibet e del Vietnam, e mi, mi viene da dire lo Yeren in Cina e su Monti Baia Cura Nula, sempre in Cina, ma anche e soprattutto molto interessante che non è esattamente forse lo Yeti, ma è una creatura misteriosa e criptozoologica che in qualche modo ci potrebbe somigliare, che è la cosiddetta incredibile Fotografia della scimmia di Lois in Venezuela. Questo tanto per dire che è una creatura, diciamo così, che effettivamente è ubiquitaria, è trasversale, è, è omnipresente. Potremmo dire, come ho. Accennato prima a tutte le latitudini, in quasi tutte le culture, in moltissime aree geografiche ed è presente in tantissime tradizioni, in tantissimo folklore, in tantissime eh, mitologie, fiabe e leggende, tanto da doverci necessariamente far pensare. Se Agatha Christie diceva che un indizio è un indizio, due indizi sono due indizi, tre indizi sono tre indizi, ma al quarto indizio c'è la prova, qui gli indizi non so quattro, so 4.000. Quindi chiaramente insomma, ci, ci approcciamo alla, alla chiacchierata su una creatura che più che mitologica, più che come dire, fiabesca mi sembra piuttosto reale e da questo punto di vista andiamo poi a, subito a sentire quello che ci racconta il nostro amico Alessandro Martinelli, che di questa creatura ne ha fatto una sorta di come dire, passione, una sorta di eh, parte, parte come dire, laterale della sua vita rispetto alla sua vita ordinaria, normale, insomma, di, eh, di, di essere umano, nella zona che va fra l'Appennino Ligure e le Alpi Marittime. Zona molto ampia, zona molto grande, per fortuna ancora naturalisticamente piuttosto intatta e poco antropizzata, fra l'altro è una delle zone dove si è espanso con molto successo il lupo appenninico. E, e da lì ha, ha continuato poi la sua corsa per tutte le Alpi fino ad arrivare oggi, praticamente sulle Dolomiti e nella zona tarvisiana, incontrandosi con i lupi della zona invece balcanica e illirica, quindi della Dalmazia e della Slovenia, eccetera, eccetera. Ma è una, è una creatura che il nostro amico Alessandro, fra, poco, fra pochissimi secondi, ci dirà perché lo tireremo direttamente là, al centro della, della scena. E praticamente, è una creatura che sembrerebbe da Illo Tempore, cioè da chissà quanto tempo essere ad Usa frequentare proprio quella zona montana che ho a pocanzi citato e In quel caso ci sono tantissimi, tantissimi marker, li chiamerebbe Alessandro, o meglio, li chiamano tutti i criptozoologi o gli appassionati ricercatori della presenza di questa creatura, che questa creatura, in maniera assolutamente intelligente e intellegibile, lascia della sua presenza, del suo passaggio, una creatura che eh, dicono anche essere stata avvistata persino nella zona in questione con Cuccioli, una creatura che è in grado di emettere dei ruggiti e dei suoni culturali particolarmente potenti e importanti, una creatura che crea griglie, che crea triangoli, che crea tracce sui tronchi e tracce in terra, una creatura che impila pietre, una creatura che insomma mostra un comportamento, potrei definire intelligente o pseudo intelligente, molto 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 evidente. Ma fatta questa premessa che era quanto mai necessaria per inquadrare l'argomento di cui andremo a occuparci, chiaramente lascio la parola ad Alessandro. Sì. Allora Alessandro, intanto benvenuto al nostro format, grazie di aver accettato l'invito di Patrizio Grazie a voi dell'invito, un piacere eh. essere qui tutti insieme Bene, eh. allora, mh, sembra che la tua sia una, una, eh, il resoconto, quello che ci insomma, dirai è il resoconto di lunghi anni di esperienza sul campo dove tu mi dicevi sin da ragazzino eri uso andare nei boschi e che col tempo tutta una serie di cose che avevi incontrato fin da fanciullo poi col tempo hanno preso una direzione, una spiegazione alla luce di queste tue scoperte, diciamo di questi tuoi riscontri con la storia di questa figura mitologica. Raccontaci un po'... Sì, Tra l'altro, eh, le allora, immagini da far di nuovo, vedere Di nuovo, buonasera a tutti, volevo fare... Un preambolino alla scimmia di Lois. Vai, 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 vai da Patrizio, Perché, comunque, ehm, diciamo, da una parte molto contestata, no? perché, sì. come tutte le... Però, diciamo, trovandoci in presenza di una scimmia antropomorfa in Sud America, sì. è, è, è un nonsense zoologico, non esistono scimmie antropomorfe in Sud America. Quindi, se fosse stata diciamo, un rilevamento in natura nel selvatico comunque rappresenterebbe un unicum da questo punto di vista perché Francesco se la è... trovi scusa, scusami se Alessandro sì. non ti volevo assolutamente interrompere che no, no, se, eh, se, se la trovi è facile trovarla su internet è scritto lois con la y si sì. eh, basta cerchi e scimmia di lois si sì, smacchia sì, 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 adesso la molto, fa molto famosa battone... prego prego, prego. Col bastone che gli regge il mento perché è stata uccisa probabilmente a fuzilate. sì. sì, 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 sì. Quindi, quindi, se magari sì, chi sì, ci la lasco, sono curioso la conosco, di vedere conosco. questa immagine, è una delle immagini che abbiamo, eccola qua. Cioè, un, una scimmia. In Sud America ci sono scimmie pongidi, tutte con la coda, non esistono scimmie antropomorte, Quindi sarebbe comunque un non sens zoologico, un qualcosa di unico a prescindere. Sì. Viene molto contestata, ma se davvero è stata trovata in un contesto naturale. È da, è da spiegare comunque è un bel punto interrogativo certo. somiglia, un, somiglia un po' alle scimmie ragno però insomma quelle ci hanno pure quelle la coda la molto dire. lunga eh, bravo, e, pre, e prensile è la proprio. coda che, che fa tutto e poi sì. volevo fare un'altra un postilla alla questione eh, Sasquatch nel mondo perché sono narrate anche un paio di eventi non troppo gradevoli da parte di truppe americane nel Vietnam che avrebbero avuto un paio di incontri, eh, di quelli un po' movimentati. Poi sappiamo tutti che il nostro settore a volte si mette, a volte eh, è a metà tra leggenda eh, e verità, no? Sì. Quindi noi prendiamo tutto col beneficio di inventario e poi vediamo sul campo se riscontriamo esperienze e cose del genere. Sì. e ritornando a quello che mi hai chiesto tu dall'inizio sì. la narrazione intanto abbiamo rotto il ghiaccio così con queste due e poi eh, sarebbe davvero importante se potessimo vedere qualcosa e oltre ho tra dimenticato ho ricordato adesso di aver dimenticato di mandarti delle foto molto, no, molto no, vabbè. Di foto, ne di, di, di foto ne abbiamo a, a, più che a sufficienza Infatti te l'ho detto apposta allora eh, io nel, mentre che faccio vedere un po' delle foto che mi hai mandato naturalmente eh, chiedo a te anche di completare la, la narrazione delle cose che stiamo vivendo con la tua esperienza fatta direttamente nei boschi dalle alle tue parti allora diciamo che questa creatura si dedicherebbe a costituire strutture sia linee sì. che litiche sì. dando, dando presenza, dando evidenza della sua presenza sul territorio con una sorta di segnatura e io devo, dovrei fare un, una spiegazione nel senso come io sono arrivato a falla, questa ricerca falla, vai, vai, vai. ci sono arrivato per puro caso sì. Sono arrivato per puro caso nel senso che avevo già avuto fin da ragazzino dei segnali, delle spie, no? sì. avevo trovato queste strutture nel bosco, ma io le, le ricollegavo, le riconducevo sì. a contadini, a persone della montagna. No? Poi da ragazzi un amico in montagna ebbe un'esperienza in un campeggio da solo in cui lui giurò che questa creatura gli si fosse avvicinata durante una notte, no tanto che lui l'indomani mattina scappò via ed era nelle montagne piemontesi qua dietro. E non gli credete assolutamente, non... però rimase lì l'informazione seppellita, no? sì. archiviata. Poi avvenne di nuovo che nel 2000 in una escursione in montagna sulla neve con un amico provammo un, una serie di impronte, di tracce lunghe una dozzina di metri di falcate abbastanza profonde e di una taglia grossa, un 48, un 49 di taglia. E come nella più classica descrizione del Sasquatch o dello Yeti in tutto il mondo mh, descrivono il fatto che si trovino impronte di tracce che sì. poi a un certo punto svaniscono nel nulla cioè si perdono senza possibilità di appigli cioè in sì. una radura nel nulla, boom, arrivano le tracce e scompaiono sì. e quella volta lì troviamo esattamente una condizione simile cioè una serie, una, una serie di impronte di una dozzina di metri che cominciavano dal nulla e finivano nel nulla e non vi erano e questi sono anche quegli spunti che danno là a, sì. a ritenere, ad aprire la possibilità che questa creatura possa avere una sorta di, inter, di, diciamo, di capacità superiore a quelle che noi possediamo, no? tipo la capacità di scomparire o cose del genere. Perché proprio questa questione delle impronte che partono e finiscono nel nulla è una situazione ricorrente ed io un giorno ma per puro svago guardavo dei siti americani inerenti al Big Put. ma non, non facevo nessun collegamento eh, con, né con il mostro di Voronov qui leggenda qui locale né tanto almeno con quella che... è un'altra cosa di cui dovresti parlare Alessandro Sandra sì, sì, no, ci arriviamo, ci arriviamo. Doppio, Aspetta, due ci... minuti di abbrivio io se vuoi ci arriviamo ci arriviamo sentiamo va lui. bene poi ne parliamo Comunque, navigando, allora, guardando... ascoltami Alessandro, vedi che il microfono de de degli auricolari ti strofina sicuramente da qualche okay, parte. Ok, ok, così eh, dovrebbe andare per meglio. Perfetto, perfetto, vai tranquillo, benissimo, ottimo. Allora, riprendiamo, eh, diciamo, navigando, cavoleggiando in internet, sì. mi sono imbattuto in, dei, in delle ricerche di un ricercatore americano. E che cercava queste strutture del Soswatch, sì. poi dopo di lui altri e subito mi è balzato alla mente il collegamento con quelle strutture che io trovavo da ragazzino, perché erano identiche. E allora così è cominciato per gioco, puramente per gioco, un percorso a ritroso nell'andare a vedere se io mh, fossi stato in grado di ritrovare queste strutture in questi boschi. e Ironia della sorte, non ho trovato solo le strutture, ma a parer mio ho trovato anche dell'altro. Sì. Poi come dicevo, questa, questa creatura, chiamiamola così, costituisce sia strutture e linee, sì. non so se hai già fatto vedere qualcosa. Sì, sì qualche fotografia sì. E poi, Forse sì, queste sì. qui sono solo le litiche. Le litiche, ma abbiamo fatto vedere anche qualche immagine di struttura lignea, sì, di, di insomma di quello, no, la, la capanna ancora non ecco, l'abbiamo fatta vedere. Si è appena il... visto un fake fire: compone sì. questi cerchi con le pietre che sono dei veri e propri fuochi da campeggio a tutti gli effetti, però non accesi, cioè lasciati così spenti. Ed sì. è anche questa una struttura tipica, caratteristica, che ritrovano in tutto il mondo. E se qualche d'uno dei signori o delle signore che fossero in linea in questo momento, volessero verificare la veridicità del fatto che queste strutture vengono rinvenute un po' ovunque, basta andare in internet, fake fire, big put, e eh, voilà, eh, ne compaiono a di z, cioè nel senso. Eh, scusami, scusami Alessandro, a questo proposito vorrebbe, potrebbe valere la pena di, più che ricordare, e segnalare... Che proprio la capacità diciamo, di interagire con l'ambiente in maniera assolutamente intelligente e assolutamente raziocinante. Potrebbe fra le ipotesi che abbiamo fatto prima, no? quindi quella ufologica, quella dimensionale, quella infraterrestre, quella criptozoologica propriamente detta, eh, quella olografica, eccetera. Mh, ci sarebbe da aggiungere un'altra possibilità, ovviamente in un ventaglio estremamente ampio e poco circoscritto, ma mh, come dire, mh, abbiamo cognizione, almeno noi che mastichiamo un po' di, di esobiologia, un po' di uvologia, un po' di questi argomenti, sappiamo, o meglio, abbiamo testimonianze, tracce, indizi e reperti che diverse centinaia di migliaia di anni fa e anche decine di migliaia di anni fa eh, diverse razze extraterrestri hanno comunque lavorato di ingegneria genetica sugli ominidi o comunque su esseri umani o umanoidi portati qui o qui presenti. Questo è poco chiaro e ancora molto discusso e molto confuso, ma mi veniva da dire, proprio guardando la, la capacità di come dire, aggregare strutture razionocinanti e intelligenti, ma perché possiamo trascurare a priori, secondo te, la possibilità che si possa trattare magari di un parente eh, lontano e poco conosciuto? E presente solo come sopravvissuto in pochissime nicchie, per esempio del neandertaliano, o piuttosto che anche di altri esseri umani o pseudotali che decine o centinaia di migliaia di anni fa o abitavano di per sé la nostra, il nostro pianeta o sono stati oggetto di ingegneria genetica o di manipolazione o di ibridazione da parte di molti di quelle, di quelle entità che qui su questo pianeta hanno lavorato a piene mani ecco mi sono sentito di aggiungere questa ipotesi perché fra le altre potrebbe essere pure questa comunque in qualche modo presa in considerazione ma diciamo che la verità sulla nostra storia il nostro passato, del nostro pianeta prima o poi riuscirà, qualcuno riuscirà a scriverla ogni opzione, ogni teoria è plausibile. Eh, io devo dire, devo confessare che dal momento in cui ho avuto il primo contatto mi sono inizialmente posto in maniera assolutamente zoologica, cioè eh, come se si trattasse di una creatura qualsiasi. Poi mh, negli anni mi sono un po' ricreduto da questo punto di vista qui. Cioè, ho comunque avuto percezione e riscontro di, di capacità che, che secondo me vanno un po' oltre eh, le semplici capacità umane o, o scimiesche. Poi eh, c'è da dire che il suo modello di vita potrebbe essere molto simile a quello di un gorilla, quindi con una mobilità, diciamo, veramente silenzioso, occulta, con una capacità di gestire il movimento incredibile, cioè di rimanere immobile. I gorilla sappiamo che si siedono e rimangono immobili per ore, quasi in contemplazione. Quindi, secondo me, potrebbe essere una creatura che vive di, per buona parte della sua giornata in una sorta di contemplazione della natura stessa, no? Però più in là per me è impossibile andare, posso ancora dire che secondo me non è olografica, nel senso che un paio di giorni, uno o due giorni prima del, del primo contatto eh, ero riuscito di nuovo in una qualche maniera, mh, perlomeno dal mio punto di vista, poi ognuno la pensi come vuole, eh, cioè, nel senso il mondo è bello perché è vario, eh, ad avvicinarmi e ne percepì l'odore. Un odore veramente forte, veramente particolare, descrivibile, forse solo con paragonabile all'odore purtroppo di 10 di clochardi 20. Mi dispiace fare un esempio del genere perché si tratta di persone in difficoltà, però un odore umano, però veramente trascurato, veramente. Eh, e secondo me quel giorno lì ci fu il primo contatto tra di noi, adesso non vi spiego la, come avvenne perché è abbastanza no, è lungo e rocambolesco, però eh, sono sicuro che si è sentito sorpreso e allora due giorni dopo o il giorno dopo è venuto a prendermi per un orecchio e dire va bene, adesso stai arrivando un po' troppo vicino, stopati, datti una regolata, mi hai trovato, buongiorno. <ride> e poi di lì la mia ricerca è proseguita sì. perché comunque io non avevo ancora rinvenuto nessuna struttura quando sì. eri il primo contatto, avevo trovato allora... solo un fake fire suo. Ok, allora fermiamoci un attimo Alessandro, quello che volevo chiedere a tutti e due naturalmente è che tradizionalmente soprattutto per quello che riguarda mi sembra l'area della Valtellina, questo essere viene descritto dalle comunità locali come una figura che in qualche maniera scendeva dalle montagne con una serie di conoscenze di cui gli uomini di quel tempo stiamo parlando del 1400 c'è cioè addirittura una casa che vi porta una, un graffito di quest'essere non erano assolutamente a conoscenza quindi un essere in qualche maniera trasmette delle informazioni alle comunità locali per migliorare la qualità della vita, è un po' quello che succedeva con i sumeri, no? Con. <ride> Il, ti ricorderai sai benissimo meglio di me Patrizia quando quell'essere marino usciva dal mare e dava le informazioni ai sì, su... sì, lo, ha, lo Annes lo annes, esattamente e se qui sembra più o meno la stessa cosa cioè un'entità che viene da un altrove non ben identificata adesso cercheremo di capire se è intraterrestre eh, extraterrestre eccetera eccetera ma comunque qualcuna un'entità aliena a quell'ambiente che porta una serie di conoscenze Alessandro Alessandro, quali tra queste riconoscenze ce le avevamo dette tra noi? Insomma, per una delle tante, lui sapeva come fare il burro, a quel tempo si usava solo il lardo per dirne una. Ti risulta tutto questo? Sì, mi risulta. Sembrerebbe anche che non ci abbia concesso il siero estratto mm. dal latte, o l'olio, un olio sì. particolare o un siero particolare, È narrato anche una cosa del genere. Diciamo sì. che io ci ho rinunciato. A capire che cosa possa essere dal punto di vista no? sì. etologico, eh, nel sì. senso eh, mi godo il gioco, no? sì. eh, lascio le domande lì nell'aria, io mi diverto, mi piace eh, andarlo a girare, cercare evidenze, cose del genere. Poi se, se qualcuno vorrà, se il Signore vorrà, un giorno avrò delle risposte no, da questo punto di vista qui. Poi, in base a ciò che tu chiedevi, nella nostra tradizione, ma anche nella tradizione americana, nordamericana, sì. è narrato che comunque c'è stata una sorta di collaborazione, di, di interscambio culturale tra l'uomo silvestre e sì. l'essere umano. Tra l'altro ti dico... Ho rinunciato a capire, a cercare di capire, nel senso no, no, non è nessuno sta lì a spaccarsi la testa, anche perché è un, è un mistero da quante migliaia di anni. Perlomeno in epoca diciamo storica, dall'epoca pre-romana ad oggi, è un mistero che eh, sarà lungo almeno 4.000 anni, 3.000 anni, perché se sì. parliamo di, cultu di culture pre-romane, sì. culture alpine, facciamo subito un balzo a tre, minimo, minimo a, 3500, a 3.000 anni fa sì, sì. No? poi magari abbiamo poco di scritto dobbiamo andare a capire le cose attraverso incisioni oppure sul narrato, sulla leggenda, sul mito però comunque è un mistero che si ripete da, migliaia, da centinaia e centinaia e centinaia e centinaia di anni arrivare con la pretesa di dire io capisco, no? io do una risposta. Non, non, è, non è capito, non è nei miei interessi nel senso: ma sì. non per fare il, lo snowboarding, capito? Il superiore, proprio perché sì. è, è superiore probabilmente a quelle che sono le mie capacità interpretative e investigative. Sì. Quindi, io eh, raccolgo beh, le informazioni beh, beh. che posso raccogliere, poi unendo i puntini, magari un giorno riuscirò a capire qualcosa. Patrizio. Intanto due cose che si possono aggiungere come ulteriori come dire, ingredienti a questo, a questo puzzle, abbastanza come dire, poco circoscritto, è che intanto ci sono delle testimonianze particolarmente interessanti eh, del, non dello iovi e degli appalachi, quindi dell'est costa americana, ma dello iovi degli aborigeni australiani. Perché anche loro hanno diverse tradizioni legate alla presenza di questa creatura che sembrerebbe ovviamente ancora oggi essere, come dire, tangibilmente indicata nella terra di Arnhem nell'estremo nord dell'Australia dove la maggior parte degli aborigini australiani vivono in maniera abbastanza tradizionale diciamo così, rispetto ad altre zone l'altra cosa che è abbastanza evidente secondo me a proposito appunto, della, della comparsa e della eh, scomparsa di questa creatura in, in tutta una letteratura, in tutta una mistica in tutta una testimonianza eh, folcloristica, etnologica antropologica è che secondo me la soluzione più facile, o meglio, il come dire, rasoio di Occam fra le varie indicazioni, tutte abbastanza come dire, nebulose, è che se ci fosse un, l'utilizzo da parte di questa creatura di passaggi dal mondo infraterrestre, quindi da quello che io chiamo habitat dell'intercapedine, al mondo di superficie, questo spiegherebbe molte cose, anche perché il nostro Alessandro credo che ne sappia sicuramente più di me da questo punto di vista, ci sono testimonianze abbastanza diffuse di ingressi in caverne di questa creatura che da qual, dalla quale poi non solo non è più uscita, ma chi ha fatto visite o ispezioni successive in queste caverne non ha trovato più, eh, almeno apparentemente, altre uscite o altre... Eh, come dire, aperture per, poter, per, per potersi districare quindi questa, questa creatura entra in questi ambienti e non esce più non essendo più reperita né repertata poi successivamente quindi eh, il collegamento forse con un mondo sotterraneo o sedicente tale potrebbe essere, non dico uno dei più probabili ma uno dei meno improbabili ecco. sì. eh beh, guardiamo solo De Rencuio. noi non abbiamo idea di che eh, cosa successo è è sotto terra no? sposti... Sposti una pietra, chiudi, chiudi l'entrata. No? Esatto, una sì, di in Turchia, tonalate. chiaramente. cui è una delle città sotterranee della Turchia, eh, per chi insomma, non avesse questa notizia eh, sì. subito sì. presente alla, alla, al momento, ma insomma, come dire, ecco, ci sono tante tradizioni che riguardano questo tipo di eventi, questo tipo di interventi e naturalmente ci sono molte tradizioni di questo genere, soprattutto per quello che riguarda i Monti Altai e il Caucaso quindi soprattutto la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan, eh, l'Ossetia eh, la e tutte, tutte queste zone, quindi la Cecenia, quindi è, è molto presente questo tipo di testimonianza, soprattutto in quelle aree geografiche. Sì. Tra l'altro, scu chiedo scusa, una vai, cosa... Vai, vai, quindi, vai Alessandro, no, 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 vai, raccontaci, raccontaci. Lo jovi austral australiano per dimensioni, e malgrado ciò che si può ritenere l'Australia è enorme, Comunque, è una terra abbastanza povera di risorse, tant'è che gli aborigeni ci insegnano. Eh, per dimensioni, lo yawi australiano dovrebbe essere molto simile al nostro. E qua, per, sì. un po', sì, sì. per ripararci un po', diciamo al nostro mostro di Voronof, così facciamo la parentesi, perché ah, diciamo è... che la leggenda qui, dove sono io. A differenza di altre parti d'Italia dove la leggenda si sostiene unicamente sulle spalle dell'uomo silvestre, qua da noi invece c'è una contro-leggenda parascientifica di una sorta di Frankenstein dell'inizio del XX secolo, il quale si dedicava alla ricerca e all'incrocio, si dice, quantomeno effettuava dei trapianti. Quest'uomo si chiama Serge Voronov, ed era un... un scienziato un, un, uomo era un medico praticava. era un medico peraltro ricchissimo medico, di famiglia quindi aveva mezzi economici limitati a disposizione bravissimo giustissimo e si narra nella leggenda che quest'uomo abbia generato attraverso l'incrocio di una scimmia evidentemente antropomorfa e esseri umani abbia generato un mostro Chiamato il mostro di Voronov, e che poi con lo scoccare della seconda guerra mondiale gli abbia, abbia rilasciato questa creatura libera nell'ambiente. Secondo me vi è diciamo, un'eccezione alla narrazione, perché secondo me Voronov non ha generato un uomo scemia, ma al limite ha studiato e. Magari catturato un esemplare che era presente in natura, tra l'altro le sue ricerche, stesse ricerche di un suo omologo russo, di cui non ricordo il nome, e che comunque in Russia studiava il eh, lo Yeti, il Ciuscione eh, Siberiano, probabilmente sì, sì, il eh, beh mi verrà. Comunque erano ricerche finalizzate alla costituzione del super soldato anche e quindi eh, sia l'incrocio tra uomo e scimmia che è un vecchio sogno un vecchio miraggio di creare sì. un soldato con capacità eccezionali sia al limite l'incrocio tra un uomo silvestre e un essere umano tra l'altro questo incrocio Teoricamente, tra essere umano e uomo silvestre sarebbe anche narrato nella nostra tradizione popolare, perché è ricorrente il fatto che sia uomini che donne umani si siano sposati con relativi esemplari maschi e femmine di uomini, uomini selvatici o donne selvatiche. Sì. quindi non sarebbe, non è, probabilmente... allora, non sarebbe tra l'altro non sarebbe neanche la prima volta storicamente ormai è quasi certo, cioè, è documentato che l'uomo sapiens sapien, si sia accoppiato almeno con Neanderthal tant'è vero che nei nostri geni c'è un 3% di cioè. Neanderthaliano sì, non sarebbe neanche così, la prima così volta così 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 come... la probabilmente questi esseri umani erano come dire particolarmente affascinati da, dalle dall 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 per cui probabilmente <ride> sì. gli piacciono molto le creature umanoidi molto pelose sì. o l'isolamento per fargli bocca buona cioè, nel senso, e sono però... narrate anche eh, leggende che è meglio, meglio non parlarne di... no Attenzione sempre al microfono, Alessandro, che ti struccia da qualche parte. Allora, eh, questo, detto, detto, aspettate, aspettate, aspettate. Però tutto quello che state raccontando in questo momento comunque fa il palio con quanto sappiamo sin dall'inizio dell'ufologia che ci sono stati casi di esseri umani o della mitologia, se vogliamo, ellenistica. Che ci sono stati casi in cui gli dei gli, gli alieni si accoppiavano con uh, le donne e gli uomini umani quindi come dire non c'è nulla di nuovo sotto il sole ah sì, assolutamente il rapporto no tra l'altro mi viene da dire che per quanto riguarda progetti di ibridazione perché di sì. questo probabilmente è, è, è quello che Alessandro ha evidenziato a proposito del, di Sergei Voronov che peraltro ricordo ha lavorato nella provincia di Imperia. Perché era là, colà eh, che, che effettuava i suoi esperimenti. Ecco perché la zona è particolarmente congrua e adiacente a quello di cui Alessandro ci sta rendendo testimonianza. Ma dicevo, considerate che anche a livello di SSNNR, cioè a livello di progetti segretati con nome in codice dei de, 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 de nazisti, o del terzo Reich se per, per meglio vogliamo dire, c'erano tre progetti: uno era il progetto Valalla col barone, col medico biologo. Fonardenne che prevedeva una sorta di progetto sugli zombie, sui soldati morti o morenti, c'era il progetto Murena che prevedeva la creazione o la ibridazione la modifica per creare il cosiddetto Homo Aquaticus con le branchie, eh, oltre che col sistema polmonare, un po' un doppio sistema, diciamo così come accade in alcuni anfibi, in alcuni animali, e naturalmente c'era il progetto Gigant che prevedeva in qualche modo la sperimentazione di sei eri prelevati da questi giganti trovati sotto il ghiaccio in Antartide, di cui ci sono alcune testimonianze, tutte da verificare, ma insomma... Ehm, il Terzo Reich quanto a fantasia e a quanto come dire, capacità di sperimentazione non era secondo a nessuno. Mi sì. viene da dire purtroppo, ma insomma, dovendo fare una serie di esempi, una serie di eh, sì. come dire, articolazioni sull'argomento, quelle sono abbastanza congrue. Sì. sì, anche perché saremmo, in quel caso, avrebbero avuto tra le mani come dicevamo ieri con Alessandro, lo scout perfetto per infiltrarlo in tutti i campi di battaglia possibili e immaginabili, avere un, una, un soldato di quel tipo, diciamo. Eh, sì, sembrerebbe sì. cinematografico, scusa, sembrerebbe un discorso molto cinematografico, fantascientifico, però parrebbero esserci evidenze che parecchi governi si siano dedicati a determinati studi. Sì. So, e, del resto, e del resto mi viene anche ancora da aggiungere che poiché abbiamo compreso eh, a questo proposito abbiamo, ci, ci dedicheremo pure se vorrai a, eh, Francesco più in là un, un incontro dedicato ma molto approfondito e molto specifico se lo vorrai e se chi ci ascolta lo gradisce ma insomma il cinema ci ha spesso raccontato, no? la fiction ci ha spesso raccontato cose che sembravano di pura fantasia, di pura immaginazione che poi invece tali non sono no? basterebbe ricordare appunto Star Trek piuttosto che Star Star Wars eccetera eccetera e proprio a proposito di Star Wars guarda caso strano fra i protagonisti di tutta la saga c'è una creatura che è assolutamente simile a quella di cui stiamo parlando ed è appunto Bacca che chiaramente è molto simile a uno Ieri o a un uomo sim... Il copilota di, divo... del, uh, del Falcon. E fra l'altro si chiama Wuachi che è pure un oh. nome come dire in qualche modo eggeggiante alcuni di quelli che abbiamo didascalizzato ora. Sì. Allora senti Alessandro, stavamo vedendo alcune strutture invece lignee. Eh, adesso facciamo vedere anche questo eh, in filmato qui, In questa qui potresti notare. Nell'ultima che hai fatto vedere, potresti... questa qui, diciamo, è la... negli Stati Uniti viene chiamata anche X Creator, sì. la creatura delle X. Sì. Questo qui è uno dei suoi più marker classici, sì. eh, la X, così. Se, se, se qualcuno volesse mai cimentarsi nel gioco, prendendolo come un gioco, sì. eh, diciamo che la prima, la pr il primo indizio da cercare potrebbe essere una X, sì. e poi di lì iniziare un percorso a ritroso sì. e cercare altre evidenze, perché comunque è cosmopolita e dovrebbe essere diffuso un po' dappertutto. Senti Alessandro, ma tu mi hai insomma, così, mi avevi anticipato ieri con una chiacchierata che eh, questa creatura si è avvicinata diciamo, tanto da farti sentire quasi il fiato sul collo. Ci puoi raccontare di questa esperienza? Sì, certo. Sì. Poi allora... facciamo vedere anche la clip che mi hai inviato dove c'è una struttura lignea, una capanna insomma, costruita che potrebbe ricondurre okay. a questo. Tra l'altro vi, vi ho già fatto accenno un attimo fa, no? sì. eh, nel periodo in cui ho cominciato le ricerche. Sì. Adesso non mi ricordo quanti, quante settimane, giorni fossero mm. che mh, avevo intrapreso diciamo, i giri, avevo iniziato a fare i giri, avevo trovato un fake fire. Come quello sì. che hai fatto vedere prima sì, ma sì. non così bello, non così articolato È in una zona davvero intricata molto eh, in più attaccato alla base di un pino dove nessuno mai accenderebbe un fuoco perché sarebbe come provocare un incendio nel giro di pochi secondi no? un pino resinoso eh, ed ero, ero in un bosco un, un pomeriggio era dopo pranzo Primo pomeriggio, eh, a volte lascia dei segni non troppo evidenti, bastoni appoggiati in un certo modo, delle, dei bastoni fatti a forma di forca in una maniera particolare e stavo seguendo alcuni indizi, no? Poi a un certo punto trovai un, un masso rettangolare che poteva sembrare un tavolino da fumo, quelli che si mettono davanti ai divani. Sì. Nei salotti, sì. per dimensioni, altezze e tutto quanto, e vi trovai sopra. Che è un particolare che mi sono dimenticato un, quando parlavamo con Patrizio un giorno di raccontargli: vi trovai sopra un, i resti di una ghiandaia, un uccello che ha sì. delle sfumature blu sì, molto belle, no, La conosciamo la con ghiandaia delle, certo. con delle sfumature blu, Spiuma, spiumato, perfettamente ripulito. Con qualche, come se qualcuno se lo fosse poi mangiato, no? allora, comunque giravo in quella zona lì, controllavo questi, questi segnali, questi segni che secondo me erano stati. Là. Eh, bravissimo la ghiandaia, velocissimo. A un certo punto, ma ero proprio io, ero ignaro di tutto nel senso, io mai mi sarei aspettato, malgrado avessi trovato un fake fire. Ma, mh, non cioè, nella maniera più assoluta avrei pensato che avrei potuto avere un'esperienza del genere. Cioè, non, non avevo dato nessun valore particolare a quel Pie, no? non era stato indicativo di nulla. Nel senso, comunque ero nel bosco che curiosavo, e a un certo punto mi sono sentito alle spalle. Un verso, il più classico verso scimiesco, quello di lo dico di bingo Bongo per intenderci, sì. cioè uh, proprio uh, nella maniera proprio più classica eh, possibile. Sì. Attenzione, che... perché stai muovendo questo microfono da qualche ah, parte. Sentiamo Cigoli, sì. vai. Ho percepito, cioè, mh, ho sentito in maniera forte, distinta, a pochi metri alle mie spalle, eh, questo U, uh, U uh, così, tant'è che io mi sono voltato, ma tranquillo ancora, cioè nel senso, oggi come oggi, se mi sentissi di nuovo fare U uh, alle spalle in quella maniera, farei un salto con una capriola mortale. Da... E invece la mia reazione... Al momento, quella volta fu lenta, mo, molto perché, comunque, era un, un elemento, un verso che non appartiene a, a, ai nostri, al nostro bosco. Cioè, nel senso, ho fatto fatica a ricollegarlo. Tant'è che mentre mi giravo dentro di me ho pensato: Ma che cavolo, abbiamo le scimmie urlatrici? Malgrado non avesse ancora urlato, non so come mai mi è venuta in mente una scimmia urlatrice perché, comunque producono proprio quel tipo di verso lì. E me, mentre mi giravo, ma ingenuamente, cioè, ma, pensavo, ma cioè, le scimmie, nel momento in cui mi volto e alzo lo sguardo per guardare da dove proveniva quell'U, ed ero ancora assolutamente rilassato, hanno cominciato una serie di ruggiti, è partito un primo ruggito, praticamente come un ruggito di un leone, che tra l'altro è... Un, un urlo, un ruggito, narrato anche in letteratura da uno scrittore che si chiama Nico Rengo, che purtroppo non c'è più, credo, non c'è più, che ha scritto un bellissimo libro, Il salto dell'acciuga, che è un libro che consiglio a tutti perché è un bel libro sulla Liguria. E quindi non me lo invento io l'urlo, nel senso... È già stato anche diciamo semi semidocumentato. Ha eh, cominciato il primo ruggito fortissimo. Eh, di, sono passato da una situazione di assoluta tranquillità a una, a una, una situazione preoccupata. Eh, immediatamente, perché poi avevo il dubbio perché sembrava, abbiamo sentito, è capitato a molti di noi di sentire magari ruggire un leone, allo zoo al circo eh, ed era praticamente molto simile a un reggito di un leone con quel retro, quell'atrato gutturale anche profondo a fine ruggito, quella specie di, di raschio che fanno i leoni. Cioè, eh, immediatamente io ho assunto, anche perché ero in un posto isolato, da solo, Tanta strada da fare al ritorno, e lo confesso è stata la paura più fredda della mia vita, più secca nel senso, non c'era modo comunque di, di sottrarmi. Non, eh, dovevo, sì. mh, avevo chilometri da fare per tornare alla, alla vita. Diciamo. E, e l'unica strada breve era in salita, cioè in discesa, sarei ancora lì probabilmente adesso. E, e quindi ho dovuto comportarmi a far appello a quel poco di esperienza di zoologia e, mh, ritenendo, facendo finta, nel senso credendo di potermi trovare in presenza di un grosso predatore, ho abbassato lo sguardo, ho evitato di incrociare gli occhi nella maniera, ed è il mio grande pentimento. Eh. Ah, tra l'altro bravissimo, mi è venuto in mente una cosa rispetto alla tradizione nordica. Che è l'unica cosa che mi conforta nel fatto di non averlo guardato. N nel Trentino sì, c'è una leggenda: mi hanno, diciamo me l'hanno trasposta, cioè me l'hanno riferita. La leggenda è che chi vede l'uomo silvestre muore entro l'anno. Adesso io non so se sia vero o falso. Fortunatamente io non, non l'ho guardato perché altrimenti l'ho visto tre anni fa. Magari a quest'ora. Non sarei qui tra voi a raccontarvi la cosa. Comunque io ho indietreggiato, ho cominciato a indietreggiare, a allontanarmi dai ruggiti e sfortunatamente avevo appena messo via la telecamera, comunque sono riuscito a prenderla. Nel momento in cui accendo la telecamera con la speranza di riprendere ancora dei ruggiti forti, lui è come se... È puntandola nella sua direzione mentre sempre io indietreggiavo. Lui, come se si fosse reso conto, ha prodotto solamente un ultimo verso, che se azzecchi il video che l'ho mandato, quello dove c'è il mirino, si sente che, che, che produce un verso. Lui, e, come se mi mandasse a quel paese, ha emesso questa vocalizzazione, che posso riprodurre, provare a riprodurre, un verso del genere, tipo va, va, così. E, e poi ha, si è interrotto non, non ha più prodotto un verso mi ha seguito per un pochettino tant'è che lo si vede nel video che compare e mi guarda dietro un albero e, che hai, eh? un video che tu hai e... allora guarda io ce li ho tutti quei video ma siccome non è né nominato né numerato e non so a quale ti riferisci, io ho caricato solo quelli guarda, gli ultimi, guarda negli ultimi tre che ti ho mandato gli ultimi sì. ci sono della serie in cui lo si vede mm. allora, facciamo delle... allora facciamo così e intanto eh, vabbè, e... carico uno vediamo quello che succede tu poi mi dai tu se eccolo qualcosa del genere no qui no no Queste okay. qui sono, sono strutture sue qui c'era una x bella, se sì. c'è la foto hai fatto vedere la foto prima Sì. allora facciamo una cosa, vediamoci invece quello là sulla struttura Fake Fire che è comunque un fuoco questo quello qui questo rimanere. qui è un contatto eh? Sì. questo è solamente rappresentativo da, da una lampadina sentite? si sì. a lui, Io lui intorno ce n'è un altro di video dove potrebbe no questa qui è una struttura sua sì aspetta no la struttura questo qua dove si vede Ehi. meglio la, la, la casa ecco, la, la capanna non so della capanna te ne ho mandati tre di questa capanna qui sì, 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 sì. però questo qui è un contatto sono tre video che ti ho mandato ah, uno dietro l'altro in cui prima lo sento poi però lui mi frega perché io poi vado nella capannetta e lui mi arriva dietro. Mi Viene che schitter ragazzi! Oh! Che brividi l'ho sentito Vedi che c'è un fake fire anche davanti alla casetta qua in basso. Sì. Sì, sì. Ce n'è ne uno sì. nella casa e uno lì. Eccolo qua, sì, si vede, eccolo qui, proprio centrato. Bravissimo. Fake fire. E ce n'è uno. Se lo rimetti dall'inizio mm, il video, vedrai che ce n'è uno. Anche nella casetta a, a, mezzo, a un palmo dal secco, cioè dove ne sono proprio solamente simbolici. Sì. Tra l'altro nella cultura de fiabesca delle streghe, che qui c'è una forte tradizione di streghe, sì. inquisizione e cose del genere. Anche le streghe erano famose per costruire i cerchi di pietra, sì. Quelli sono cerchi di pietra comunque. Senti, ma la zona dove sono state rinvenute queste strutture, la possiamo conoscere, cioè, ce la puoi no, dire. No, la zona è segreta, ma non perché la zona è segreta per un principio di tutela, sì. per me è già stato. Guarda, per me è un lo faccio volentieri. Mi piace, ma se non ci fosse stato Patrizio, io non sarei mai uscito dal mio guscio. Cioè, se io non avessi trovato un appassionato di criptozoologia Avrei continuato a farmi le, i cavoli miei, a mandare le cose agli, in, in America, in Australia, tra gli interessati. No? Avrei comunque mantenuto un basso profilo. E invece Patrizio è stato proprio da, nel senso da stimolo. Io a lui ho comunicato le mie cose. sì, sì per confermo, un, confermo. Un interesse privato nostro, no? Sì. Per un interesse privato. E poi da cosa è nata cosa. Cioè sì. Anche il Covid, anche tutta la situazione contingente che stiamo vivendo, sì. no? eh, eh, tutte le forzature, tutte sì. le, no? diciamo mi ha fatto mollare un po' gli ormeggi, che invece io tendenzialmente sono un po' più... Sì. Proverso, allora, intanto, diciamo. però, intanto ringraziamo naturalmente ah. Alessandro per aver voluto portare un po' di testimonianze, Patrizio per essere... Diciamo che ha fatto un servizio civetta, come si suol dire, <ride> ha tirato certo. fuori, ha stanato uh, Alessandro dal suo guscio. E, e, però è quello che facciamo sostanzialmente sempre anche noi qua. Converrai con me, Patrizio, che tutti questi lavori, in definitiva, sono fatti per dare modo a chi ci segue, a chi ci vede, di dire: di dire Ma anch'io ho incontrato questo tipo di strutture, ho fatto questo tipo di esperienze. Poi, nel corso del tempo, ci è successo decine e decine di volte, per esempio, di persone che avevano avuto un'esperienza di contatto con entità aliene eh, o presunte tali, che non l'hanno mai raccontato, però. Il vivere poi esperienze indirettamente di, da persone che vengono al forma ti dici vabbè allora lo racconto anch'io. Non sono da solo, non mi sono trovato, non sono sicuramente l'unica ad aver fatto quell'esperienza Patrizio, saranno successe anche a te decine di volte. Ma sì, storia. ma infatti, queste sono tutte testimonianze, approfondimenti e ricerche che le potremmo definire pilota, non soltanto in certo, generale, certo. come dire dal punto di vista trasversale, ma anche nello specifico. Per cui, tutte le persone che a vario titolo e chissà in quale modo possono aver sperito qualcosa di simile o del genere, magari possono essersi, da un lato, sentite confortate perché qualcun altro ha fatto esperienze simili, dall'altro possono sentirsi stimolate a portare magari la loro testimonianza. Fra l'altro, io una cosa che volevo chiedere ad Alessandro: eh, ma a proposito del fatto del, delle impronte che improvvisamente appaiono e altrettanto improvvisamente svaniscono, ma che tu possa aver compreso. Quanto è grande l'abilità, secondo te, eh, secondo la tua esperienza, secondo il tuo, come dire, la tua percezione, quanto è grande l'abilità di questa creatura oltre che di camminare a terra, ma anche di muoversi fra gli alberi e sugli alberi? Perché questa ah, potrebbe no. essere un'altra parte importante. È, al, al, guarda, io mi sono fatto l'idea che può arrivare ad avere l'agilità di un gibbone. Non so se mi, rende, se eh, mi faccio capire. Grossa agilità. Sì. un'agilità Un'agilità enorme, nel senso... Sì. Eh, placido può essere un orango, un gorilla. Ma se, se vuole, salta da un albero all'altro. Tra l'altro, piegandoli anche no? tirandolo giù l'albero eh, sì, fa da ponte. Una foto che mi hai mandato, che mi hai fatto vedere. Oh, sì. eh, e fra l'altro, a te, Francesco. Invece, volevo, anche io volevo dire in... una cosa, perdonami Vai. in relazione Prego. a quello che ha detto Francesco. Diciamo che poi in questo contesto, in questo periodo, la disclosure che è arrivata sì. dagli Stati Uniti, da Pentagono, Senato, sì. per ciò che riguarda l'ufologia, diciamo che ha mollato il freno a mano anche un po' per tutti, cioè i sì. discorsi che fino all'altro ieri erano puramente tabù, oggi comunque vengono affrontati in un'altra maniera. Giusto eh, Alessandro, sono, giusto. Sono stati rilasciati documentazioni a livello ufficiale, cioè a questo punto… Poi, sì, siamo interpretazione... ancora alle briciole per i bambini, diciamo, però, certo, sono un po' certo, 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 però certo. rispetto al passato se non altro ci però sono... Però rispetto queste ai fuochi fatui c'è una bella differenza, no? Rispetto alla vita. Sì, 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 che sì assolutamente minuto, no? sì, ma io volevo chiederti invece a te Francesco, poiché sei nativo e residente in una terra straordinaria dal punto di vista oltretutto naturalistico, che oltretutto si è eh, come dire, connotata per essere stata il serbatoio. Eh, questo è un po' al confine fra la Calabria e la Lucania perché parliamo del Pollino, del esatto, Dolce Dorme, sì. parliamo di quella zona là ma quello è stato il serbatoio di conservazione e meno male aggiungo io da naturalista e da appassionato di animali, di natura di habitat naturali, di nicchie ecologiche, catene ecologiche e quant'altro quello è stato la, la, il serbatoio di conservazione del lupo appenninico insieme con l'Abruzzo e quindi poiché vivi in una regione dove, ancora per fortuna, alcune zone naturalistiche sono abbastanza integre e abbastanza poco sfruttate, diciamo così. Ma è possibile che nella tua regione tu non abbia mai sentito qualche testimonianza su questo argomento? Allora, ne ho sentiti innumerevoli. Però, queste figure sono spesso, come ci dicevamo anche con Alessandro, spesso si sovrappongono alle leggende, da noi, almeno in maniera particolare di quest'altra figura del licantropo per cui gli uomini, uomini selvatici o licantropi che vivono nei boschi sparsi in tutta diciamo, la nostra regione, la Calabria ma penso, credo che in tutta, età, in tutta Italia ma nel sud Italia in maniera particolare quanto poi naturalmente io ricordo da ragazzino ragazzino era pieno di queste leggende che venivano raccontate dagli anziani Beh, passiamo, Però... perdonami se mi interrompo se mi intrometro sì. Eh, sì. riguardo all'aspetto parapsicologico è sì. fantascientifico. Comunque, le due figure, ad esempio, negli Stati Uniti il Dogman che loro lo chiamano così no? sì. l'uomo cane, e da noi abbiamo i Cinocefali. e Non dimentichiamoci sì. che noi abbiamo San Cristoforo Cinocefalo, Come no? stato, mm -hmm. credo ortodosso se non sbaglio, sì, sì, sì. a forma di cane. Cioè di... Come no? Quindi, è la questione dello shape shifting. Perché quando diciamo giochiamo sul fatto che possa, tutto. giochiamo su tutto, ma quando giochiamo ancora sul fatto che eh, prendiamo spunto da Gianluca, ragazzo che voi conoscete, facciamo finta che, no? Sì, come no. Ci facciamo finta sì. che eh, le due figure sono a volte sovrapposte, cioè in grado di mutare forma, sì. secondo alcune tradizioni. Quindi potrebbe essere in un'occasione Dogman e in un'altra occasione magari Soswatch. Non è detto per forza che siano due creature differenti. Sì. Poi, qui ragazzi, stiamo parlando. Che... Infatti, da un punto di vista esobiologico, eh, ci sono molte testimonianze dirette e, e meno dirette, comunque, che ci narrano non solo ovviamente di creature o comunque di entità ben definite in un certo modo, ma ci sono altrettanto moltissime testimonianze di creature o comunque di entità fisiche che comunque sono definite mutaforma quindi Come dire, chi più ne ha ne metta. Bravo, sì. Sì, sì, Tra l'altro, guarda se tu volessi mandare ancora un video, forse il primo che ti ho mandato. È... Allora, il primo non io non so quanto tempo ci rimane. No, no, ce l'abbiamo ancora. Un po' di tempo, ce l'abbiamo. Io andrei eh. avanti, andrei <ride> avanti a un ma noi non dobbiamo esaurire la nostra chiacchierata in un'unica soluzione, ci possiamo rivedere, riprogrammare e fare ancora qualcosa insieme. Che tra l'altro l'argomento è estremamente interessante. Allora, carico un altro video. Naturalmente, eh, per evitare questo genere di problematiche, adesso non lo so perché lo prendo a caso. La prossima volta ti chiedo di numerarli o nominarli sì, in maniera te ne mando tale che. Tre. Te no, ne no, sì, no, sì. no, nominarli in video 1, video 2, video 3, così sappiamo bene. Allora, guardiamoci okay. questo, vediamo se. Questo è il primo che mi era no, arrivato. No, qui tira in... un albero, qui abbatte un albero, ma sì. è, è abbastanza lontano. Sì, sì. Allora, vediamo, ne carico un altro, vediamo, ci provo perché vi ripeto... uno no. di quelli lunghi, tra i primi, lunghi. Eh, ma non lo so perché ti ripeto, non sono... questo è un altro. Qua si sentono i suoi versi, alcune sue vocalizzazioni, le v, u, eh, tipiche una delle sue vocalizzazioni tipo proviamo a sentirlo là c'è una struttura una bozzo io non sento niente no, neanche io non lo sentite no non, non c'è no. il volume non c'è proprio l'audio io lo sento perfettamente. Eh, io no, io no però. Aspettate. Ecco. Adesso sì, si sentì. Sì, no, era al massimo il volume. È proprio no, alla così. Fine si è sentito qualcosa, ma sì, solo sì. la fine. Allora, proviamo. Ops. Si è sentito un ops. Sì, ma quello sono io. Va bene, allora proviamo a tirare. Proviamo a tirare guarda, un po' di Francesco, guarda una cosa che, ecco che mi sovviene perché tu hai sì. tirato, ma come dire incidentalmente, ma poi anche pertinentemente in ballo la, la faccenda ligantropica, chiamiamola così. O dell'uomo sì. lupo. Sì. Mi viene da dire una cosa che sanno veramente in pochi. Sì. Ovviamente credendo alla documentazione che è stata come dire repertata e che cita questa testimonianza. Bene. Eh, credo che tu sappia, perché ne abbiamo forse accennato in qualche altra puntata sì. delle ormai svariate che abbiamo fatto insieme sul tuo canale, eh, che eh, le SS a e non solo loro, avevano repertato durante l'inizio e la, durante la Seconda Guerra Mondiale una serie di eh, reperti diciamo, ufologici da UFO crash. Sì. E, mh, uno di questi, piuttosto importante, era quello in Foresta Nera a Friburgo nel 1936 in sì. realtà però ce n'è stato un altro neg negli anni successivi in piena seconda guerra mondiale ed è accaduto sempre in foresta nera e sempre fra stoccarda e friburgo e in questo caso non è stato solo repertato il rottame di un oggetto ma è stato repertato l'oggetto integro con sì. il suo pilota e il suo pilota catturato probabilmente si è lasciato catturare immagino io eh, dalle ssn erbe e messo dentro a una gabbia è chiamato homo lupus sideris o sideris cioè uomo lupo stellare perché secondo le testimonianze delle dell'Annenerbe era esattamente fatto come un licantropo la, quelle poche testimonianze che abbiamo ci dicono che comunque questa creatura poi in maniera inesplicabile praticamente esce dalla gabbia senza manco aver aperto la porta cioè quindi come abbia fatto nessuno lo sa, almeno ufficialmente e dopodiché si è tranquillamente avviato presso la sua nave, l'ha rimessa in moto e se n'è riandato sì. Boh. Quindi, questo tanto per dirti che c'è una testimonianza legata all'attività delle SS Nenerbe e degli UFO legati al periodo del terzo Reich. Che cita specificamente la presenza di un extraterrestre con fattezze che diciamo antropomorfe e lupine. Sì. Allora eh, niente. Purtroppo Alessandro è caduto con la connessione. Adesso temo che non sia più un problema di connessione perché era molto buona. Temo che gli si sia proprio scaricato il cellulare con cui stavamo facendo il collegamento. Ma va bene. Detto questo, ah. insomma, aspettiamo ancora qualche minuto anche per vedere sì, se rientra così, lo, lo salutiamo. Detto questo, proviamo a tirare un po' le fila di tutto questo ragionamento. Eh, che fa il palio con tante cose. Noi adesso le butto lì poi aiutami a rifare ordine ecco è arrivato di nuovo Alessandro lo rimettiamo eh, in carreggiata Alessandro uh, un attimo che ecco di qua ci siamo probabilmente ti si era scaricato il telefonino o qualcosa no, del ho genere ho fatto una stupidata ho provato a mandarti un video no, a no, guardare no no video no no. Mandato. no perché adesso non lo posso cioè non è collegato questo numero adesso quindi okay. alla regia è collegato il numero del, uh, del tablet. Lo dovresti mandare sul numero del canale, ma uh, diventa troppo complicato no, fare questa no, cosa. No, poi... Lo facciamo un altro momento. Allora, detto questo, stavo dicendo: proviamo a collegare le tante cose che ci siamo detti. Siamo in presenza di un'entità che in qualche maniera potrebbe non essere aliena, aliena, nel senso che potrebbe essere intraterrestre. Infraterrestre, extraterrestre, potrebbe essere, potrebbe avere un aspetto antropomorfo, anzi ha quasi sicuramente ha un aspetto antropomorfo, con delle capacità e delle agilità del tutto estremamente singolari, ma a quanto pare rimanendo in termini di storie, miti e leggende che si raccontano, anche in possesso di una serie di conoscenze. Che erano molto, molto più avanzati di quello delle comunità autoctone. Dove questo appariva. Anche muta forma, e anche mutaforma. E anche mutaforma. Dato che secondo tutte, alcune testimonianze, potrebbero anche essere dotati di capacità telepati eh? Potrebbero Il essere comunque. Esatto, o e addirittura apparire e scomparire dentro degli orbs, giusto, Alessandro? Giusto, sì, ma anche in grado di influenzarci umore, stato d'animo, malessere, confusione, mm. eccetera, sorge. eccetera. Allora, tutte queste, tutti questi elementi mi inducono a dire: Ma poi, lì, qui siamo proprio nel campo delle. È possibile che questa forma sia semplicemente l'ennesimo stratagemma trovato da entità aliene per mh, presentarsi a noi? in Riferimento al, a quel background di cui siamo abbiamo a disposizione in quel momento, cioè nel 1400, nelle Alpi e la Valtellina, come doveva apparire. <ride> Eh, era più facile magari mostrarsi come un, un uomo che viveva nei boschi piuttosto che un eh, alieno che scendeva dall'astronave. Eh, sì, poi... ti, ti ricordo però che in Valtellina e in Valcamonica esistono eh, tutta una serie di stelle certo, e di cacciatori certo. che rappresentano extraterrestri tal quale. Eh? Sì, infatti. Allora... Eh... Dimentichiamo il Cernunnus eh sì, salta... quello, quello era il Dio Cervino, no? era il Dio sì. Cervo. Sì, Comunque sì. anche lui muta forma nella tradizione. Sì, sì quella è tradizione io... celtica, ma sì, sì, certo che sì. sì. Ecco. Io ti dico: io non arrivo a conclusioni definitive, posso dire io di aver avuto nel 1999 una discreta esperienza ufologica questo lo posso dire, tanto ormai. Sì. Okay. Vabbè, ma di questo ne parleremo in qualche altra occasione. Adesso rimane. Allora. Dico questa... se i due eventi possono avere un collegamento, diciamo. No? Io ho ah, avuto un certo Appunto, io questo volevo chiedervi: c'è secondo voi una linea eh, plausibile fra questi esseri e. Una, riga, un ricollocamento di questa figura su un piano anche ufologico, extraterrestre, alieno, insomma, chiamiamolo così. Secondo me sì, è un'ipotesi più che percorribile e abbastanza probabile. Spesso, come io mi viene spontaneo raccontare e dichiarare durante le mie chiacchierate, eh, mm. da vari, in vari posti in vari luoghi, la contestualità è sempre una delle caratteristiche di questa realtà. Sì. Quindi era come quando noi da ragazzini, no, io appartengo a una generazione dove l'extraterrestre non era l'extraterrestre ma era il marziano, virgolette, sì. e, e, o dove l'extraterrestre era di un solo tipo e di una sola razza, ecco, sì. quella, quel concetto va completamente abbandonato, va completamente, come dire, proprio cestinato, perché la contestualità è invece una delle dinamiche più frequenti, con le quali la realtà si presenta in questa, in questa scenografia, in questa galassia, in questo universo, insomma in questo contesto dove ci troviamo al momento, e che è assolutamente ricca di parallelismi, ricca di sovrapposizioni, di accavallamenti. Cioè, e faccio un altro esempio per essere forse più comprensibilmente eh, diciamo, dichiarato su questo genere di metafora. Se parliamo per esempio dei crop circuiti degli agroglifi, dei cerchi nei campi di grano, ormai è abbastanza acclarato che i cerchi nei campi di grano hanno almeno quattro punti di realizzazione. La prima è umana, laddove gente si diverte a fare scherzi, ma è abbastanza facile, come dire, pizzicarli, se mi si, si consente la sì. terminologia. Eh, altrettanto ce ne sono umani che li fanno un po' più sofisticati perché pagati da qualcuno per farli. C'è poi una tecnologia che è strettamente militare con la quale vengono creati i crop Circle. Poi eh. c'è una tecnologia che è probabilmente extraterrestre e poi c'è una tecnologia, o meglio, un'energia che probabilmente è eh, di tipo olistico, di tipo eterico, di tipo eh, universale, di tipo non so come dirti, olografico, che a sua volta interagisce con questo fenomeno. È, Ecco, qual è la verità? Sono presenti tutte e quattro. Sì. Sì, non c'è un'unica spiegazione di per tutto. È fenomeno ufologico e la stessa cosa avviene per i continenti scomparsi, e la stessa cosa avviene per le civiltà perdute, e la stessa cosa avviene per la vita nello spazio e nel cosmo, e la stessa cosa avviene per il fenomeno ufologico. Quindi, come dire, no? mutatis mutandis, mi viene da dire che anche per il nostro argomento eh, nucleare di questa giornata, di questa intervista, è assolutamente probabile che quella attinenza ci sia, ma che sia coesistente con altre possibilità e con altre fonti o sì. forme sì. Alessandro prima di chiudere a te l'ultimo pensiero in riferimento a questa digressione di Patrizio guarda io eh, fino a trarre conclusioni no, non mi spingo nel senso sì. io posso, posso testimoniare che secondo me le mie due esperienze non dico che abbiano una relazione cioè L'aver assistito a un fenomeno ucologico potrebbe essere stato propedeutico, poi a anche prepararmi, magari in una maniera non lo so sottile, a, a poter vedere anche dell'altro. Cioè, nel senso, io penso che possano essere collegati come percorso in un percorso mio. Hai capito cosa intendo? Non so sì, se mi sì, 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 ho capito che eh, dare una spiegazione. Eh, definitiva su che cosa possa realmente essere, nel senso, come abitudini, come, come modello no? eh, culturale, come modello sì. eh, etologico, no, non mi ci spingo nel senso ho troppe poche sì. certezze da poter dire. No? Io Siamo so in work in progress, certo, va bene, chiaro di, di, aver, di averle vissute. Eh, Entrambe come esperienze, nel senso quindi, e magari potrebbero avere una relazione. Cioè. Sì, certo. Allora, va bene, eh, che dire, noi stiamo, vabbè, stiamo vedendo ancora qualcosa, va bene, ma la, la chiudiamo. Noi, Patrizio, se ritieni, ci possiamo riaggiornare naturalmente anche su questo argomento con sì, sì, le nuove tematiche. Sì, Soprattutto, sì, no, no, dicevo sulla criptozoologia ci sono due cose che estremo interesse: sia la ligantropia che le sirene. Ne possiamo parlare. Le sirene, le sirene meriterebbero un'intera puntata da solo. Eh, la no, facciamo. io non ne ho mai visto in spiaggia. <ride> ne ho cercate parecchie, ma <ride> niente va bene con Alessandro... con Alessandro. invece, naturalmente ci riaggiorniamo anche perché lui eh, va sempre per i boschi. Qualora dovesse saltare fuori qualche altro elemento di attenzione, qualche... riesce a produrre qualche altro documento, video, immagini di interesse, ti preghiamo di contattarci o a me o a Patrizia. Naturalmente, ritorniamo in trasmissione per. Eventuali nuovi sviluppi di in interesse per tutti. Naturalmente, il con Tatto può anche essere, le distanze sono notevoli, quindi comunque potrebbe essere complesso. Ma sì. vista l'occasione per la quale andiamo a disquisire di criptozoologia sì. e in questo caso specifico di Homo silvestris, se nelle tue escursioni per dire recuperi e reperti per esempio pure un bel po' di Tartufi, fallo sapere a me <ride> e a Francesco che ti veniamo a trovare subito. Bene, anche Funghi. Porcini. porcini. Vabbè, Comunque vabbè. in prospettiva. Una notte sotto le stelle, davanti a una griglia sarebbe assolutamente, si può fare che Francesco è ancora più lontano di me, però. <ride> Va bene, ci organizziamo dai, insomma, se vogliamo, poi questa cosa la possiamo fare. Va bene, noi vi ringrazio. Naturalmente ringrazio Patrizio, ringrazio Alessandro, è stato un piacere averti incontrato e averti qua al format. Sentiamoci, ormai i contatti ce l'abbiamo, per cui per qualsiasi cosa ci aggiorniamo. Prima di salutarci, noi ci vediamo eh, più tardi. Patrizio, sono sicuro che questa cosa ti interesserà parecchio. parecchio. Noi ci vediamo più tardi alle 21, saremo in compagnia dell'avvocato Paolo Ru. E Loris Bagnara, e parleremo no. dell'altra Europa. Tutta una ricerca che vi posso assicurare è assolutamente sconvolgente. Che non ha niente a che fare con la storia che siamo, di cui siamo venuti a conoscenza fin qui. Sono in compagnia nella cosa è parente, no? Eh, eh, sì, eh. sì, 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 è, è parente del rumor. Eh, sì, politico sì. Del, okay. è, è il figlio, allora. mi pare, o il nipote. No, non il, nipote la... il nipote, il certo, certo. Mentre Lori Bagnara fa parte del Rabdo Team. Esattamente, esattamente. L'abbiamo già avuto ospite qui al, con... Uh, Uh, il rabbo team per intero va bene. Noi ci vediamo alle 21. Quindi vi aspetto per questo nuovo affascinantissimo appuntamento. Come al solito, siate guerrieri e restate guardinghi. Ciao Alessandro, ciao Patrizio. Alla prossima, ciao, buona serata! Ciao, ciao, a ciao.